Gesù può finalmente entrare. Sì, assolutamente, gli spunti sono veramente tanti. Geocrese, che ci dice? Dico che appunto io come da aziendalista, quindi in qualche modo io mi occupo di impresa e quindi anche sentire, parlare appunto di relazioni internazionali, quindi di dinamiche sicuramente molto più grandi di quella che può essere una singola impresa, anche se oggigiorno le imprese in qualche modo esattamente proprio questo mi volevo urge una sua risposta assolutamente ricollegare infatti a quello che ha detto l'ambasciatore, che è estremamente vero, no? L'economia in fondo è lo strapotere dell'economia, è vero, cioè sicuramente l'economia emerge, forse è il vero luogo su cui si prendono le decisioni oggigiorno, e le imprese da piccole sì, ma ce ne sono anche quelle molto grandi, ma anche le imprese grandi hanno bisogno poi di sostenere anche uno sviluppo economico che sia sostenibile. Si parla molto di sostenibilità oggi. Faccio una provocazione. Allora, prendiamo uno di questi titani di internet, Google. Sono anche i miei amici, quelli che Google Italia, sono potuti crescere così perché sono cresciuti dove? In una democrazia. Cioè, si compare la libertà assoluta, del valore della libertà che gli ha consentito di inventare la sua crescita. Poi questi titani cosa hanno fatto? Hanno deorganizzato il lavoro, hanno distrutto anche lavoro, ne hanno neanche altro, per carità, ma disprezzando in qualche maniera, non è solo mio ragionamento, ma di altri, il valore di quella libertà, e quindi deprivando il luogo della libertà di ricchezza. È un tema. Questa spoliazione della democrazia che l'ambasciatore ha evidenziato è il tema della contemporaneità. Lei cosa racconta ai suoi studenti? Parlo di sviluppo economico sicuramente importante e necessario, ma che deve essere sostenibile. La sostenibilità che cos'è? Ha a che fare con l'inclusività, ha a che fare col considerare le necessità di tutti e di ciascuno simultaneamente. Poi in qualche modo è quel bene comune a cui tanti fanno riferimento ma che pochi riescono a praticare, anche perché è molto difficile. Perché culturalmente, almeno negli ultimi decenni, l'economia è stata interpretata come la modalità per accumulare risorse economiche, per creare e accumulare ricchezza monetaria, che non è sempre effettivamente sviluppo, perché non è ricchezza reale, non sempre ricchezza reale. Siamo seduti su un enorme castello di carte. Esattamente, o di sabbia, o di in qualche modo. Il Nation Building è istituzioni con Colaccino, e politica con l'ambasciatore, e tenacia, passione con Esposito, è classicità della costruzione delle relazioni testattuali con Stano. Lei ha, l'economista, ha un compito più grande, come portare l'acqua dove non c'è più. Esattamente, no, più che altro è, prima cosa è capire che questo problema esiste, cioè quello di una ricchezza monetaria da una parte e una ricchezza reale dall'altra, che non sempre coincidono. E questo significa anche per le imprese reinterpretare, cioè chi fa economia di finanza, ma fa anche economia reale. È evidente che il problema è noto, cioè che c'è questo scollamento tra economia reale e economia finanziaria. Quindi questo è il primo elemento che va risolto, e il tema è talmente ampio, talmente globale, che su questo più che dare soluzioni direi sì, è un problema. Ma poi ce n'è anche un altro, cioè anche nell'economia reale, le imprese, dicevo, chi fa economia reale, ha bisogno di creare valore, ma valore che sia valore reale, ecco, in che senso? Che sia percepito oggi, ma che possa essere tale anche in futuro. Quindi ha bisogno di un orientamento di lungo periodo, breve e lungo periodo che simultaneamente coincidono. In questo cosa bisogna fare? Ecco, per assicurare questo, anche le grandi multinazionali, come le piccole e medie imprese che operano magari in contesti locali, che magari vivono, anzi subiscono solo quei processi magari di delocalizzazione o di spogliazione, no, della ricchezza dei domani democratici, eccetera. Bisogna agire, l'altra parola è con responsabilità, in maniera responsabile ma condivisa da tutti. Come si fa in questo senso? Come si può fare? Prima cosa bisogna investire nelle persone.
cioè creare sviluppo economico sostenibile, cioè che consideri i parametri non solo economici to cure, ma anche quelli appunto sociali rispetto delle popolazioni. Ma per esempio ha fondato, esatto, una sua classe imprenditoriale. Esattamente, proprio questo, bisogna investire in persone e bisogna anche non solo investire nelle persone, ma anche poi, una volta formate, una volta educate a questo modo di concepire l'economia, cioè l'economia che è quella di, possiamo dire anche delle origini, nel senso cui magari Adam Smith, senza fare richiamare l'homo economicus, invece che fa, magari troppo modellizzato, schematizzato, ha portato a una mala interpretazione di quella che è l'economia. L'economia crea, deve creare valore nel senso deve soddisfare i bisogni. Non è proprio il lasso effetto. Non è il lasso effetto. No, esattamente. No, ecco. Il laissez-faire, la mano invisibile può creare qualcosa, ma poi c'è una mano visibile, che è la mano dei manager, o meglio di chi fa impresa. E chi fa impresa oggi sa che deve trovare le risorse umane capaci, investire in formazione, come giustamente si dice. Ma il secondo momento è la buona governance. Le faccio un esempio, buona governance. La Libia è uno stato potenzialmente ricchissimo. Potenzialmente ricchissimo. Ma gli imbecilli non lavorano. Perché? Perché non c'è stata la governance. Allora, dal punto di vista dell'economista, come si spiega, come si corregge una struttura del genere? E non è solo la Libia, sono altri. C'è una sola, c'è tipo un problema in qualche modo del Nord Africa, ma poi possiamo anche applicare ai paesi africani in maniera. Forse ancora più ampio, con ovviamente problematiche differenti, ma Iraq, Iraq è un paese potenzialmente ricchissimo, ma un problema di autoproduttivo. L'Arabia ha un reddito pro capite basso ed è un paese non ricchissimo, straricco, e ha un problema demografico enorme. L'economista, che ovviamente le imprese da sole non possono fare nulla o molto poco, perché il tema è che i problemi sono ampi, veramente ampi. Qual è la soluzione? Allora, la soluzione è una soluzione che vede la partecipazione, l'inclusione di tutti gli attori coinvolti in tavoli che è importante che siano al massimo livello, ma poi devono essere anche portati al livello specifico, nel senso, se noi continuiamo a parlare solo esclusivamente di macro sistemi senza portarli nelle realtà specifiche, non credo che si riuscirà a creare sviluppo sostenibile, quindi economia, un'economia che poi possa garantire ricchezza, pace, benessere e quindi anche la pace. Credo che sia necessario un approccio settoriale. Le racconto questo. L'Arabia Saudita ha fatto un documento che si chiama Vision 2030, no? Devono diversificare l'economia perché producono, fanno solo petrolio. Però dentro dei petroliferi non riesce a subire posti di lavoro a sufficienza. L'euro diversificazione, vabbè, il turismo, c'è del poi a un certo punto dicono che vogliono fare le industrie delle armi per costruire paesi da caccia. Insomma, non mi pare una grande trovata per il futuro dell'Arabia Saudita piazzarci una fabbrica di paesi da caccia. No, però questa magari è appunto una scelta fatta da uno Stato, probabilmente anche delle imprese, forse ci sono anche coinvolte anche probabilmente anche un ex più occidentale. Ecco appunto, ma quindi ecco una visione complessiva di alto livello che possa guidare poi cosa? Dei tavoli più appunto settorializzati, localizzati, che possano includere evidentemente non solo. Lo sviluppo di economie regionali, coerenti con il territorio. Con il territorio, ma poi con visioni settoriali, perché bisogna essere in grado, adesso dico una cosa che si conosce, però insomma, bisogna agire in maniera globale, cioè pensare in un'ottica globale, ma poi agire a livello locale. Più local, che è utilizzato dalle imprese transnazionali, non è più solo un problema di una singola impresa, deve entrare all'interno di tavoli, evidentemente anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, che sappiano portare veramente a confronto non solo gli stati e quindi la politica a livelli appunto complessivi dello Stato e di relazioni internazionali, ma poi anche gli operatori economici diretti, quindi le imprese, ma sapere includere anche la società civile. Quindi
l'approccio tripartito, nel senso pubblico, profit, potremmo dire, e non profit o società civile, è imprescindibile, ma anche se rimane semplicemente così. Io ho una formazione, diciamo, cattolica in divenire, nel senso sì, posso dire tranquillamente essere cattolico apostolico romano da sempre, sono andato cattolico, ma la mia formazione... E già molto una formazione economica, ma è di tipo cattolico. No, la mia formazione è di tipo, tra virgolette, potrei dire pienamente laico, perché io non ho mai fatto una scuola cattolica, università... La dottrina sociale della Chiesa l'ho incontrata dopo. Dopo, anzi, diciamo che si è incontrata, ma non è l'origine di questo pensiero, tra virgolette. Però è entrata bene in testa, perché c'è bello. No, ma la cosa importante sono le testimonianze che questo approccio ha portato in alcuni contesti, anche di organizzazioni internazionali, che anche se non è dichiarato come approccio della dottrina sociale della Chiesa, ma è una via che effettivamente crea poi occasioni di sviluppo reale. Fermo qua, faccio entrare la pista. Fare dei riferimenti a livello internazionale, ad esempio la partnership di Deauville, che potrebbe essere uno spazio, poi bisogna vedere come viene applicato. Stavo volendo intervenire sul caso di Colacino,